Sono Adriano Fida, sono un pittore figurativo italiano. Inizio la mia carriera artistica dalle scuole d'arte, per poi formarmi, mi sono formato all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, poi sono andato a Torino a perfezionare la mia tecnica dell'affresco tramite un maestro Girardi. Da lì ho iniziato la mia carriera artistica facendo mostre sul suolo romano, poi nazionale. Oggi sono qui perché verrà presentata, sia benedetta, e poi la presentazione della mia tela che ho donato al santuario, che rappresenta Padre Pio stigmatizzato. E sono veramente felice di essere sul luogo dove ha percorso i passi Padre Pio. La mia donazione nasce appunto da una mia esperienza di vita che ho avuto 2 anni fa. Purtroppo sono stato colpito da una malattia, un tumore, che non era curabile. Comunque, la presenza di Padre Pio è stata molto, molto forte. Ci sono stati dei segni che mi hanno portato, diciamo, a una guarigione. Naturalmente, di fronte a questo segno così importante che mi ha segnato, ho dovuto omaggiare Padre Pio e mi sono sentito di farlo con il mezzo più importante che avevo, naturalmente tramite la pittura. È inutile dirvi che la mia emozione è veramente forte, perché questa tela sarà anche motivo di dialogo nei confronti di tante persone, di tutti i visitatori e soprattutto dei giovani, nei riguardi dei giovani, perché ci tengo che Padre Pio sia seguito dai giovani ed ecco perché l'ho rappresentato anche giovane, perché così possano rivedersi in lui, perché i suoi sacrifici non devono essere assolutamente vani. Oggi è il giorno della stigmatizzazione di Padre Pio ed è il tema fondamentale, proprio principale del mio dipinto e ci stiamo avviando anche nel luogo dove è accaduto realmente. La cosa interessante della mia tela è su questo luogo, ecco, ho un'emozione importante, è proprio quella che io questo luogo non l'ho mai visto, quindi nel dipinto l'ho completamente immaginato, ho immaginato quell'angolo, ho immaginato il crocifisso che oggi non c'è e ho immaginato un uomo che viene trafitto, diciamo, dalle stigmate, quindi esiste questo senso di dolore e di amore perché Padre Pio in quel momento ha ricevuto Dio. Questo è anche un momento molto importante perché c'è stata la commemorazione delle stimmate, che è proprio il tema del mio dipinto e so che in questo momento è in custodia dentro questa sala. Ci avviamo. Ecco il dipinto. Ed è qui in custodia, in attesa che venga benedetto questa sera alle 20:45, se non erro. Beh, lo possiamo vedere in anteprima. Emozionato. Sono molto emozionato, certo. Sono molto emozionato perché veramente ci ho messo l'anima per dipingere il santo, a immaginarlo soprattutto nella sua giovinezza. Non è stato semplice perché. Cosa hai immaginato? Cioè, sicuramente avrai letto qualcosa di Padre Pio. Sì, ho letto tanto su Padre Pio e la cosa più difficile è rappresentare un momento così potente con degli elementi semplici, cioè l'uomo, Dio, la croce. E se ti avvicini forse si vede qua c'è anche il maligno che esce dalle mura. Quindi sono questi 3 elementi su cui, diciamo, dove Padre Pio, diciamo, ha trovato sempre nella sua strada. Prima, quando parlavi di questo dipinto, volevi anche lanciare un messaggio per i più giovani, no? Sì, esatto. Naturalmente, già essendo giovane, Padre Pio dialoga più facilmente in automatico con i giovani, perché la sua immagine iconografica è rappresentata sempre da adulto, da anziano, tarda età. Invece, nel momento in cui riceve le stimmate, quello che penso io, riceve anche, tramite la consapevolezza, riceve un impegno nei riguardi dell'intera umanità, ecco.
quindi questa responsabilità che si porterà, no, in eterno durante la sua vita, ma già questo pensiero è un pensiero che ha dovuto fare da giovane. Quindi quel senso di responsabilità, perché ogni giovane può avere la paura, le incertezze, quindi mi sono più che altro immedesimato in questo momento così forte della sua vita. Io il messaggio anche nei confronti di coloro che un giorno si fermerà in questo convento davanti a questo dipinto, ecco, che cosa ti senti di dire? Mi aspetto che riescano a captare quelli che sono due punti fondamentali di un momento di estasi mistica, che sono il dolore, proprio perché la carne è lacerata, perché riceve Dio, e l'amore nello stesso tempo. Quindi è una forma di sacrificio, e un po' tutti dovremmo fare un sacrificio nella nostra vita per ottenere quello che vogliamo. Thank you.